Visto che in questo ufficio mi è stato appena rubato il cavalletto che mi serviva per fare l'introduzione di questa video recensione, approfitto, visto che non l'avevo fatto, e faccio il video introduttivo dalla fotocamera frontale di Nokia 7.2 in Full HD. In questa recensione scoprirete cosa penso dello smartphone che mi avete chiesto voi durante il live di recensire. Nell'attesa là dietro c'è Lorenzo che sta montando l'unboxing di questo smartphone. Facciamo troppi unboxing e quindi poi alla fine arrivano insieme alle recensioni. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Nokia 7.2, recensione che ci avete chiesto voi. Tra l'altro la settimana scorsa feci l'unboxing insieme a Lorenzo, che va online oggi nella nuova serie Il Trincetto sul nuovo canale Android World X Cross Smart World. Nokia 7.2, quindi avete chiesto voi la recensione a gran voce, non la recensisce nessuno in Italia, va bene, quindi l'abbiamo comprato su Price, l'abbiamo provato e vabbè, adesso vi dirò com'è andata. Vado a levare questo smartphone dalla confezione, ci torneremo su fra poco. Abbiamo qui i manuali, tantissimi come sempre da parte di Nokia. Qua dentro abbiamo invece le cuffie stereo, quelle classiche Nokia con il tasto sul filo, non sono in ear, sono queste qui. Abbiamo poi il cavo USB, USB tipo C, e l'alimentatore rapido ma 5V 2A, quindi diciamo proprio il minimo sindacale per poterlo chiamare rapido, che poi rispetto a quello che intendiamo noi per rapido ormai nel 2020 è tutto fuorché rapido. Andiamo a mettere la confezione qui, andiamo a prendere anche l'androidino che avevo dimenticato fuori dall'inquadratura. Sia mai che dopo 10 anni di recensione smetta di portare gli androidini all'interno dell'inquadratura. Quindi Nokia 7.2, eccolo qua, con scocca in metallo. Lo smartphone è realizzato in un composito polimerico, dice l'azienda. Il retro è un vetro satinato, bello. Pochi smartphone mi sono piaciuti così dal punto di vista di qualità costruttiva, mi è piaciuto tantissimo. Poi niente quadratone ma cerchione qui dietro, che mi piace molto di più, che lo fa sembrare molto più una fotocamera classica, ma a parte quello, quantomeno un pochino più originale. Sporge, non sporge poco, ma è abbastanza largo, quindi comunque lo smartphone non soffre di troppi traballamenti, a meno che proprio non premiate qui sul bordo, ma altrimenti vedete, se premete un pochino più dentro non succede assolutamente niente, quindi nell'utilizzo quotidiano non ci sono problemi di questo tipo. Ma io torno un secondo sul retro, con questi effetti di luce a righe molto belli. Peccato non aver preso la versione verde, che probabilmente sarebbe stata ancora più bella. Tasto di accensione con all'interno il LED di notifica. Posso anche provare a mandarmi un messaggio per farvelo vedere, perché merita assolutamente la vostra attenzione. Però prima devo necessariamente disattivare la modalità non disturbare, questo è fondamentale, altrimenti non vi faccio vedere proprio niente. E poi, parlando di tasti presenti sullo smartphone, abbiamo poi anche un terzo tasto oltre a quello, oltre al bilanciere, oltre al tasto che si illumina. Vediamo se riesco a farvelo vedere qui il LED di notifica. No, non riesco in questo caso farvelo vedere, non so perché in questo caso non si è attivato, ma comunque è molto molto bello. E sul lato sinistro abbiamo invece il tasto per Google Assistant. Sul retro il lettore di impronte digitali, veloce, preciso. Andiamo a rimettere la modalità non disturbare, altrimenti questa recensione sarà disturbata continuamente. Bilanciare del volume, sopra il jack audio da 3,5. Ho attivato il tasto Assistant, che tra le altre cose, vedete, si può attivare anche a telefono bloccato. Questa cosa non è il massimo, perché ovunque voi lo mettiate in borsa, nello zaino, in tasca, si può attivare per errore. Secondo microfono, dicevo, jack audio, carrellino tripla SIM, doppia nano SIM più un micro SD, sotto porta USB-C, speaker e microfono. Dimensioni, visto che mi sono già dilungato molto sulla qualità costruttiva, 159,88, 75,11, 8,25, ma solo sulla fotocamera, quindi il resto dello smartphone è estremamente sottile, 180 grammi, che per uno smartphone in metallo e vetro non sono poi così tanti. Lo sblocco con il lettore di impronte, aumento un po' la luminosità, io lo mettiamo qui di fianco e vi parlo del suo hardware. Abbiamo un processore Snapdragon 660 octa-core da 2.2 GHz con GPU Adreno 512, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, purtroppo eMMC, espandibili tramite micro SD,
LTE fino a 300 megabit per secondo, Wi-Fi a C doppia banda, Bluetooth 5.0, c'è l'NFC, c'è il LED di notifica nel tasto di accensione, c'è il triplo slot, c'è il jack audio, c'è la radio FM, la vibrazione non è che sia granché, è un po' secca, un po' antipatica, però insomma comunque è una considerazione da poco se vogliamo. Cosa che non vi ho detto, ok, se sei, scusate, ok, 464, ma c'è anche la versione 628, tra le altre cose quella doveva essere quella ufficiale venduta in Italia, ma si trova anche la 464, infatti io ho preso quella. Display 6.3 pollici diagonale, Pure Display, vi farò vedere poi che cosa vuol dire. Full HD Plus 1080x2340 pixel, supporta l'HDR10, supporta sì l'HDR10, ma se io vado a farvi vedere l'HDR10, l'HDR10 non si attiva. Succede qualcosa quando parte il video. Si vede che il video diventa un istante dopo l'inizio un pochino più contrastato, ma il video non è in HDR. Quello che succede è che c'è una conversione da SDR, ovvero Standard Definition, a High Definition, e questo è possibile tramite, se andiamo nelle impostazioni, Pure Display, no? Eccolo qua, sì, da SDR a HDR. Cosa altro vuol dire? Modalità dinamica che regola in automatico anche il colore oltre alla luminosità nelle applicazioni che servono, quindi foto in foto, video nell'app video, eccetera eccetera, ma potete scegliere voi quale profilo far partire nelle singole applicazioni. In più c'è anche l'auto white balance che corregge, modifica il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale. No always on, sì display ambient, lo schermo è un IPS buono, non il migliore in circolazione. È un bel display, guardandolo così è un bel display, ma se lo mettete accanto ad altri AMOLED, ad altri IPS un pochino di qualità superiore, potete notare che c'è qualche svantaggio, qualche differenza in suo sfavore. Apro magari il Play Store così vi faccio vedere l'effettiva dimensione del display, il notch qui, il mento qua sopra dove c'è abbastanza spazio per far entrare la scritta Nokia. E vi parlo di software. Android 9.0, Android One aggiornato con le patch di gennaio 2020. Questo è molto buono come cosa. Peccato solo che non sia arrivato Android 10 a gennaio 2020. Inizia a essere un po' una cosa non proprio simpaticissima. Diciamo bene, ma sull'aggiornamento, sul major update si poteva fare meglio. Quassù c'è spazio per 4 notifiche, che non sono tantissime. C'è la gesture sul lettore di impronte per tirare giù la tenda delle notifiche, che è una gesture che io apprezzo sempre moltissimo, e ci sono 3 mesi in regalo di Google One. Come vi dicevo, poi non ho approfondito, supporta l'HDR, ma l'HDR non si vede sulle applicazioni come YouTube, come Netflix, o almeno non parte nativamente, ma c'è, come detto, la conversione. Fotocamere, tripla fotocamera, 48 megapixel f1.8 che scatta a 12 grazie al pixel binning, 8 megapixel f2.2 e 5 megapixel f2.4 per il bokeh, la 8 megapixel è una grandangolare. Abbiamo il LED flash, quindi non sono 4 fotocamere ovviamente, ma uno è un LED flash. Video in 4K con audio 360, lenti Zeiss, scatto in RAW, insomma tutto quello che vi siete abituati ad avere su uno smartphone Nokia. Tasto per passare alla grandangolare, il passaggio è tutt'altro che veloce, ma quantomeno il tastino qui funziona bene, per esempio sugli Xiaomi a volte è un po' antipatico tappare qui. Possibilità di fare doppia foto e doppio video, doppia o picture in picture. Poi video, come vi dicevo, in 4K. Si possono fare video anche grandangolari, il video diventa in Full HD. Non mi piace il fatto che non ci sia indicazione di questo, uno potrebbe credere di star facendo tutto in 4K, invece i grandangolari sono in Full HD. In Full HD anche i video con la fotocamera frontale, poi vi farò vedere i sample del video. Per quanto riguarda la foto, modalità Pro, modalità ritratto con 8 modalità diverse di scatto, una che trasforma le luci in cuori, una in stella, una in punto, una modalità diciamo un po', non so bene neanche come descriverla, ma tanto poi caricherò le foto, una un pochino più moderna e una più morbida, che forse è quella che ho preferito, anche se fa il colore della pelle un po' peggio, quindi non so bene cosa avrei potuto scegliere. E qui c'è anche la modalità bellezza, se potete scegliere entrambe le impostazioni. Andiamo a vedere come scatta le foto, quanto è bello sul retro, niente, non c'è niente da fare, una volta che lo tocco, poi tra l'altro vedete, non trattiene affatto le impronte, bello, bello, bello. Fotocamera, allora, andiamo un po' con ordine, vi faccio vedere un po' di foto. Partiamo da foto della gatta,
Buona definizione, colori discreti, foto all'esterno, e qui potete vedere come le foto sono buone. Gli manca sempre un po' di, non lo so, gli manca sempre un po' un qualcosa, un po' di esplosività, se vogliamo, a queste immagini. Intanto continuano a scorrere macro, normali, grandangolare è sempre un pochino peggio. Selfie, 20 megapixel f2.0 all'interno del notch, ok. L'effetto bokeh terribile, dalla frontale devo dire fa veramente un mezzo disastro. Poi vedete continuare a scorrere ancora un po' di foto, esterno, interno, un altro gatto che non è ovviamente Nian, macro, foto a Lego con poca luce, non ha messo a fuoco qui, questo non bene. Molto meglio a Lego con gli scheletri dinosauro, perché l'anteprima terribile, devo dire l'anteprima di questo smartphone quando si fanno le foto non è affatto accettabile. Quando poi si fanno le foto invece non sono male, magari un po' di editing prima di postare sui social. Al buio niente di che, la notturna migliora la luminosità ma non migliora la qualità, sulla grandangolare male, va bene, ce l'aspettavamo, non ci aspettavamo che ci fosse la modalità notturna anche sulla grandangolare, che fa veramente schifo, cioè nel senso, se deve fare una roba del genere almeno non la mettete. Foto in bokeh come vi dicevo prima, ok, simpatici gli effetti. La modalità smooth che mi piace di più, però ha cannato il colore della pelle. Andiamo ad aprire Call of Duty, andiamo a aumentare il livello del volume. Vi ricordo che lo speaker è mono, l'audio esce solo dalla porzione inferiore dello schermo, dello smartphone, non dello schermo. Ok, andiamo ad aumentare il volume al massimo. Questo gioco supporta il 19 noni, quindi tranquillamente va a posizionarsi dietro al notch. C'era ovviamente, come al solito, un piccolo aggiornamentino. Non capisco se l'audio non c'è perché ho attivato, probabilmente perché ho attivato il non disturbare. Allora disattiviamo il non disturbare, esatto. Aspettiamo che carichi. Si è bloccata l'animazione, ma ci sta perché stava partendo il caricamento. Caricamento non fulmineo, perché diciamocelo, Snapdragon 660 nel 2019-2020, lo provo nel 2020 ma è di fine 2019, ok, il suo lo fa, però diciamocelo, quando poi vi dirò il prezzo ci sarà da storcere il naso, perché lo Snapdragon 660 inizia a essere un po' datato. Se poi viene venduto con un prezzo come quello che vi dirò, è sicuramente molto meno accettabile ancora. L'audio è buono, la pressione sonora quantomeno è buona, non ho molto da dire al riguardo. La qualità, vabbè, è quella di un medio gamma. Sull'audio sono abbastanza... non ho un'opinione forte su questo smartphone, perché non mi ha deluso, non mi ha neanche stupito. Ok, attendiamo il caricamento, nessun problema col wifi, nessun problema, qualche laghettino, va bene, ma stava caricando la partita vera e propria, nessun problema col wifi, nessun problema con Don't Rush, nessun problema con la connessione 4G. Andiamo. Ok. Come vedete non ci sono comunque lag, qualcuno li ha ammazzati per me. Va bene, avete comunque avuto modo di vedere che si riesce a giocare ai giochi 3D senza grossi problemi. Aiuto, mi stavo scivolando, in realtà lo smartphone però non è molto scivoloso. Tornati alla home. Batteria 3500 mAh, tanti non tantissimi per, diciamo, avere processore un po' datato. Mi aspettavo qualcosa in più, nel senso, mi aspettavo che magari questo processore fosse stato scelto per risparmiare un po' in termini energetici. Ni, se arriva a fine giornata con utilizzo medio, con utilizzo intenso no. L'alimentatore in dotazione è rapido, ma qui bisogna usare le virgolette, perché 10 watt non è particolarmente rapido, quindi sui termini sull'energia, diciamo, si poteva fare qualcosa in più. Prezzo, un po' di confusione, perché ci doveva essere solo la versione 6128, quella da 379 euro, che si trova a 299 su Price, ma c'è anche quella 464, che è quella che ho preso io. Ecco, la 6128 l'avrei scelta magari per la memoria interna, che però è una eMMC, quindi non molto veloce.
Questo costa 299, su price 262. Come al solito, quando possibile, vi dico anche i valori SAR: 1,50 testa, 1,44 corpo, malino sul testa, nel senso ampiamente entro i limiti, ma fra i più alti fra tutti gli smartphone, 1,44 corpo, già un pochino più nella media degli smartphone. Per questa recensione di Nokia 7.2 è tutto, sul sito trovate le foto scattate dallo smartphone, i video registrati dallo smartphone. Per la recensione è davvero tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.